deep is your love? Io sono Salvo. Io sono Vale. E oggi vi faremo vedere come fare una merenda sfiziosa con soli due ingredienti. Come vi dicevamo, ci serviranno solo due ingredienti per questa ricetta: della Nutella e della pasta sfoglia, qualsiasi. Abbiamo questa qua del Conad. Poi come utensili, un coltello per sfamare la Nutella e un tagliapasta, questo qua con le rondelle, a mo' di questo qua. Per prima cosa, una volta srotolata la vostra pasta sfoglia, dobbiamo tagliare a metà il foglio di pasta sfoglia. Più o meno, non è che dobbiamo essere proprio precisissimi, io ci provo. Non so quanto preciso sarò. Più o meno così. Beh, più o meno la metà. Così. Ecco un filetto. Boh. Una metà la teniamo da parte e l'altra metà ci spalmiamo la Nutella. Ho lasciato leggermente i bordi così non straborda e abbiamo riempito completamente un'intera metà. Adesso l'altra metà la andiamo a mettere sopra a questa metà qua. Ecco. Così. Così. Era quello che non volevo fare, quello che è venuto. Andiamo ad aderire bene il tutto. A questo punto andremo a fare delle strisce, sempre utilizzando questo utensile, di circa un centimetro e mezzo di spessore. Con questo così viene decorato. A questo punto, una volta fatte delle striscioline, le andiamo a fare tipo delle treccine, come se vogliamo chiamarle così. Adesso vedrete il procedimento. Prendiamo le due estremità e attorcigliamo ai lati inversi la strisciolina in modo che venga una specie di giravolta. Vedete? Questo è carino. Sì, è tipo una, qua si chiama una spirale. Tipo. Una spirale. Una scala a chiocciola. Anche. Guardate che bellina. E andiamo a fare questo procedimento per tutte le strisce. Ecco le nostre giravoltine. Guardate che carine. Giravoltine! Che carine! A questo punto le andiamo a mettere dentro una teglia foderata di carta forno. Sì, qua ce n'è una perché era quella brutta, l'abbiamo nascosta, ce la mangiamo di nascosto. Le abbiamo sistemate nella teglia, foderata con carta da forno, guardate come sono carine, speriamo che si cuociano bene. Le andiamo a mettere in forno a 180 gradi per 5-10 minuti. Mi raccomando, se proverete a rifarli, scrivetecelo sotto nei commenti che siamo curiosi di sapere se vi verranno così carini come i nostri. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per ricevere notifiche di quando pubblicheremo il prossimo video. Nell'info box troverete tutti i link dei nostri social, condividete il video ovunque, se volete essere sottati scrivetecelo sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti! Ciao!